Remind you briefly what this prize is all about, because we have done it for 10 editions. The idea basically started in 1997-98, and it was developed from a concept by Francesco Spame, dear colleague of us who is now at Harvard, with a passion for contemporary fiction, and that realized how absent from the curriculum of American universities contemporary Italian fiction was. And from another consideration that you can still see now when you visit a bookstore, ecco Chiara Gamberati. Chiara, prego, accomodati qua vicino ad Anna. Was the very, very small number of books in translation from any language, not only Italian, available in American bookstores and libraries. It's a percentage that goes something like 0.0 something very low. And we are talking about all books translated from any language. So the idea was that through a prize like ours, we would make available more books, more Italian books in English, published by American publishers and available in American bookstores. This was the strong idea of the prize. And how would you achieve that? By letting American readers do the selection. Of course, they have to be American readers who know Italian very well and are very familiar with the Italian language. So the jurors of this prize are Americans. We keep a small percentage, somebody in South Africa, in Australia, but just one or two just to see that we are more ecumenical. But the core of the jurors are mostly professors, graduate students, translators, Italophiles that are American by birth and by passport, but that read Italian. In that way, we would present the winner according to an American literary sensibility. This was the idea at the base of the prize. And in these adventures, we had many friends. From the very beginning, Margherita Gaeta, that immediately later became the director of the Casa della Letteratura in Rome. We started also a partnership with the Fredo Strega for a while. And we have to say that of these previous 9 editions, 7 of the books have been translated and published. So when you understand and you remember that very, very, very small percentage, you realize that it's a huge success to see these books published in the bookshops of bookstores, and especially for us, when you run a search online of the winners or finalists of the previous editions, to see that these books made it into the syllabus of several courses in American universities, and this was the main purpose of the prize. So this is how and why the prize was born, and I think every now and then it's good to remind us of the reasons why we are here and the mission of this prize. The prize is very generously funded by Baroness Maria Cesarini Marimò, who is the founder of Casa Italiana, and by the City of Rome through Casa delle Letterature. We work very closely with Marida on the selection of the participants. The jurors then does its job in complete autonomy. I don't even know the names of the members of the jury. Everything is done on the fourth floor. I'm on the first floor. Things are kept separate, and it's important to say when you talk about the literary prize. And this is a partnership that continued, and I think that our last... That's the other Italian prize. That we won't mention, for carità di patria. Our last achievement was the translation and the contract for the last winner, Le Rondini di Monte Cassino by Elena Janecek. It is going to be translated, and eventually it will be published. Yes, Anna Lawton is here, and she's the publisher who is going to translate our last winner before Nicola Gardini, Elena Janecek, Le Rondini di Monte Cassino.
So we are almost ready, but Marina, okay. Maybe you want to say something? Vuoi parlare italiano? Ti traduco? Ma voglio soltanto dire, intanto ho visto arrivare Riccardo Viale, che è il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura. E perché si saluto, siede là in fondo, qua davanti? Che è un partner di questo premio. Aggiungo a quello che ha detto Stefano soltanto una cosa, ma mi pare che anche tu l'hai detto, l'importante è al di là dei vincitori, insomma naturalmente, far tradurre e pubblicare negli Stati Uniti autori italiani di narrativa contemporanea, la mission principale di questo premio, però anche nel corso di 10 edizioni noi abbiamo fatto leggere 100 autori, 100 testi nelle migliori università americane, cioè quindi docenti di lingua e letteratura italiana hanno letto 100 titoli e questo è anche un bel numero, insomma, ecco, mi sembra importante anche questo, ricevono in lettura 10 testi ogni anno. Yes, no, molto importante. Marina was saying that the other important thing is that in the process of selecting the finalists and the winner, we send out all these books, it's about 10, 9, depending on the edition, ma anche quella è una forma di 10 books for each edition, and that is also a form of spreading our culture and of letting people know what's going on in the publishing world in Italy when it comes to contemporary fiction. E un'altra piccola osservazione è che è estremamente utile per me, per il lavoro che faccio come direttrice della Casa delle Letterature di Roma, vedere come vengono accolti i nostri autori, i nostri libri negli Stati Uniti. È davvero interessante, perché mi fa capire molte cose, potrei fare tantissimi esempi, ma insomma nel corso di questi 10 anni è stato davvero utile per il mio lavoro. A volte si parla della modernità, della contemporaneità, della capacità di raccontare il presente che hanno certi autori, altri meno. Insomma, è un bel test, perché poi sono lettori e i membri di questa giuria assolutamente indipendenti, come diceva Stefano, che sono nello stesso tempo competenti e ingenui, cosa che in Italia è molto difficile, ingenui nel senso buono, interessante del termine. The other point that Marina was making is that it's very interesting from her vintage point of director of Casa della Letteratura, but for all other people that in Italy are interested in literature, to see what kind of Italian book attracts an American reader, what are the tastes, what leads them into a direction rather than another. The definition that Marina gave of the typical juror of our prize is, say it again? Competent and ingenuo. Competent, Michael, I need naive. Your professional help. Naive. Competent and naive, but naive in a good sense, in the sense that they're not corrupt by the dynamics of the editorial market. Anyway, non c'è l'autoreferenzialità che vizia un po' la visione critica rispetto ai testi dei nostri autori contemporanei. You're not as self-referential as you would have in Italy. È sempre interessante lo sguardo altro, differente. It's the gaze of the other on you that is very, very interesting. Insomma, un premio. Bene. Grazie Stefano. Poi, insomma, lavorare con Stefano è un piacere. È un'avventura. Grazie mille, Marina. Presidente. And we are here to hear about these books, and as in previous editions of our prize, we have the pleasure of having 3 very competent, not naive, but 3 really competent people presenting. Are you naive, presenting our finalists, and we start following the alphabetical order by author with Chiara Gamberale, and this is Chiara's book. Le luci nelle case degli altri, and Chiara Gamberale's book is going to be introduced by Anna Lawton, that is a professor of Russian literature at Georgetown University, and she's also a publisher. Anna, vuoi venire al podio per finire di parlare della seduta? Farò la seduta, se mai. Thank you for inviting me, first of all, Stefano and Maria Elida.
since the time is limited, I start right away. And I would like to start with a question that I asked myself when I finished reading the book. And actually, it is a question that the book poses to the reader and does not trigger an answer, but actually a chain of many other questions. And the question is the following. How would you feel growing up, not knowing who your father is, but knowing that he exists and that he lives nearby and literally next door because he is one of your neighbors? And also, he knows that you think he knows that you are his daughter, but you don't know that he is your father. So this is a very convoluted question, enough to give you a headache. This is actually the predicament of the protagonist of the book, a little girl, when we first meet her. Who grows up before our eyes from age 6 to 18. And she grows up in a very peculiar environment as the adopted daughter of an entire condominium. What a crazy idea for a novel, right? But I've been crazy in the sense of unusual or highly original, eccentric, even absurd, because very often this novel reminds us of the theater of the absurd. Certainly of theater and even cinema in you know, in the narrative structure, and of the absurd because there are certain dysfunctional elements or characters or situations in an apparently normal setting. And so let me set the stage for this absurdist play. Imagine a five-story condominium in a residential neighborhood, and on each floor an apartment with its dwellers. The dwellers represent a slice of social types, such as a lonely retired school teacher, a couple of young professionals with a kid, another couple with a dog, a gay couple, male gay couple, and a traditional family with two children. And at the top, yes, on the fifth floor. And who's the girl in the spotlight? She is Mandorla, this is her name, and in English, almond. Even the name is rather bizarre, just like the predicament she's in. And she is the daughter of the condo administrator, a beautiful, young, vibrant woman who is also the friend and confidant of all the dwellers. And when she dies in a bike accident at the very beginning of the story, a letter that Chiara will read afterwards, a letter reveals, and this is a letter that she wrote to her daughter the day the girl was born, and the letter reveals that the father is one of the men who live in the condominium without naming him. So you can imagine, this is a bombshell for the community. Every man denies that he's the father, every woman suspects her husband, the gay couple suspects each other, but then in the end, they decide that they do not want to know, and that they will be a collective family to Mandorla. And so for the next 12 years, the girl grows up, moving from floor 1 to floor 5, spending some time with his family. And this, if you think of it, this is a brilliant metaphor for growing up, literally in the elevator. But Mandorla doesn't just grow up moving from floor to floor, she grows up as a human being. And
In the process, she learns that those lights in other people's homes that from outside look so bright and attractive. What's inside, they reveal reveal the ups and downs of everyday life. That every family, every couple, every individual have problems, that relationships are difficult. That in the end, you know, everyone finds an accommodation with the hand that life dealt him or her. Mandarla is one of two narrators in the story. And she is a naive because of her young age, naive but keen observer of what's going on. And she actually comments on the absurdity of life in a very charming, very captivating language of her own. And I must say that language is really one of the strong points of the novel. And Mandarla narrates her story chronologically, but in retrospect, because she is already 18 when she starts the narration. She does so in one night that she spends in jail because of certain circumstances. And the other narrative voice is that of an omniscient narrator who provides background information that we need in order to understand who these characters are and why they act the way they do. And this narrator does so in a series of flashbacks that requires the cooperation of the reader in order to jump back and forth in time and space and without losing the thread of the main story. And this narrative voice is the one that also brings the novel to a surprising conclusion, while Mandarla's voice leaves us with an open ending. And the merit of these two voices is that they are devoid of sentimentality. There is a vast range of feelings, from hope to joy, anger, disappointment, you name it. But narrating voices never cover these feelings with the sugary coat of sentimentalism and maintain a very level and honest approach. And just before concluding, I want to say a couple of words about the genre, because after the very successful French novel, The Elegance of the Hedgehog, it's been said that perhaps a new subgenre was born, you know, we can call it the concierge roman or the condo novel. Obviously, I'm making up these terms, I'm joking. But it's curious that two of the novels selected for the prize tonight take place in a condominium. That the concierge or the administrator has a very important role in the story. But, you know, having said that, it may be just a mere coincidence. In fact, there are other models that we can cite. For example, the Bildungsroman, the coming of age type of story, and in the particular case of lights in other people's homes, the mystery novel. The mystery novel of the whodunit type, you know, a la Agatha Christie. Because here we have a pool of suspects in a confined space, and an investigator, Mandarla, who puts each of them under scrutiny in order to get to the truth with a capital T.
And on this note, I will stop, but I'm not finished because I look forward to ask a couple of questions of the author later on, because there is much more to say about this very brilliant and intriguing novel. Grazie, Anna. And now we're going to have a chance to hear from Chiara Gamberale's own voice, a reading of a selection that she made from the book. Maybe, Chiara, you want to say just a couple of words to give a context to this. And you might want to use the podium for this. It's voi usare il podio, non capisco. Sì, sì. Sono molto da poco. Buonasera. E grazie, prima di tutto grazie davvero. Si tratta proprio della lettera in cui la mamma di Mandor, la Maria, questa amministratrice condominiale, rivela a Mandorla che il padre è nel condominio. E Maria muore alla prima pagina, la mamma di Mandorla, però poi forse è la vera protagonista, no? del libro, perché poi ha deciso tutto lei, ha deciso lei che la bambina rimanga in questo condominio. Ecco, siccome diventa la parola chiave di questa serata, Maria è una persona veramente naif, e vedrete da come parla, che lei è una persona completamente non abituata a parlare, no? In questo libro, essendo molti personaggi, ognuno ha la sua voce, e la voce di Maria è una voce tanto più incapace di usare parole belle, giuste, tanto più emotiva, ecco. This is the passage that Chiara selected is the very letter with which Maria, who is the mother of Mandorla, tells Mandorla the story that she has a father, that the father is one of the members of this condominium, without revealing which one he is. Maria dies in the first page of the novel, nevertheless, she appears to be the protagonist of the novel. And here she goes. È scritta, la scrive il giorno, scusate, questo è importante, la scrive il giorno in cui Mandorla nasce, Mandorla la leggerà il giorno in cui la madre muore. So it's written in the day in which Mandorla is born, but Mandorla will read it on the day in which her mother dies. 25 ottobre 1993. Amore mio, ti ho vista solo di sfuggita, poi un'infermiera ti ha portato via. Avevo così tantissima voglia di conoscerti che evidentemente tu l'hai avvertita e sei arrivata con 2 mesi di anticipo. Minuscola come una mandorla, dice il dottore. È per questo che adesso bisognerà tenerti per un po' in una scatola di vetro, per trasformarti da una mandorla a una bambina vera. Il dottore mi assicura che tutto andrà bene, però in questo letto d'ospedale che ci sto a fare io se tu non ci sei? Allora ti scrivo. Perché non ce la faccio a pensare ad altro che non sei tu. E perché sono così tante le cose che da qui a sempre vorrei darti. È così grande la paura di non farcela che almeno, se mai un giorno leggerai questa lettera, saprai che ce l'avevo messa tutta, ma tutta quanta. Vorrei averti qui con me adesso, ma questo già te l'ho detto. Vorrei trovare per te un nome perfetto. Di quelli che le persone, quando ti chiedono come ti chiami, tu gli rispondi mi chiamo così. E loro ti dicono, ma ti sta proprio benissimo questo nome, sembra creato apposta per te. Vorrei aver studiato un po' di più l'italiano e vorrei aver letto tanti bei libri per scriverti una lettera piena delle parole più preziose del mondo. Ma a scuola non ci sono mai andata troppo volentieri. Vorrei farti mangiare tutto il cioccolato che vuoi senza che ingrassi. È buonissimo, il mio preferito è quello al latte. Che se i compagni di classe ti prendono in giro per qualche motivo, tu pensi che sono sbagliati loro, mica tu. Fare molti viaggi con te. Io non ho nemmeno il passaporto, ma adesso me lo faccio perché il mondo là fuori è tantissimo. Tu dovrai vederlo tutto, dovrai conoscerlo. Vorrei che hai tanti amori di quelli scemi, che fanno girare la testa e ronzare calabroni in pancia. Tutti non fanno che ricordarmi che l'amore nella vita non è tutto, e certamente hanno ragione, ma che ti devo dire? I giorni più felici che ho passato, senza contare oggi, naturalmente, sono stati quelli che ho passato innamorata. Magari di qualcuno che non ne valeva affatto la pena, ma che fa? Non c'è cosa al mondo più bella di svegliarsi in un letto dove non avevi mai dormito prima di quella notte e pensare, ecco, in questo momento non mi manca niente. E quindi vorrei che di quel genere di mattine tu ne vivi tante.
ma naturalmente che poi a un certo punto trovi la persona giusta, giusta per te intendo. Io non ci sono riuscita, ma ancora ci spero. Il problema è che gli uomini rimangono incantati quando allo zoo vedono per la prima volta una giraffa, ma poi a casa preferiscono tenere un cagnolino. È per questo che vorrei che cresci rara come una giraffa in città, ma con l'istinto domestico del cagnolino, che a me è sempre mancato. Vorrei che nei momenti di disperazione non ti viene in mente di invidiare la felicità degli altri, le fortune, i successi degli altri, le certezze, i risultati, le luci nelle case degli altri. Dappertutto c'è del bene, dappertutto c'è del male. Vorrei che tuo papà fosse un astronauta che cammina sulla luna ma pensa sempre a noi, e non un uomo come tanti, che abita in via Grotta Perfetta 315 e una sera di marzo, forse per noia, forse per curiosità, nell'ex lavatoio del sesto piano, ha fatto l'amore con me. Vorrei che le infermiere ti portano più presto qui, perché lo so che tutti i giorni qualcuno nasce, così come purtroppo qualcuno muore. Ma che ci vuoi fare? Quando tocca a te, credi che è la prima volta che capita, in assoluto. E oggi mi sembra che nessuna donna, oltre a me, è mai diventata mamma. Sul tuo rapporto, diciamo, con lei. Should I speak English or Italian? What do you prefer? Italiano, per favore. Italiano? Italiano? Sì. Io che non so parlare inglese, va bene. Sì, allora, Mariola è un outsider, no? Come si dice? Una diversa. Sia nel condominio che nella vita con i suoi compagni di scuola, per esempio. Questa è una delle sue caratteristiche più evidenti ed è anche una caratteristica che lei sente molto. Come ti è venuta la voglia, l'idea di trattare questo tema del diverso? Sì, grazie. In tutti i miei romanzi, io diciamo che i diversi sono proprio le uniche persone che mi interessano nella vita e poi le persone che mi interessa raccontare. Naturalmente perché... The question was about the quality of Mandela as an outsider, somebody who is different. And the first answer to my cat is that she's basically only interested in people who are the other, different from others. Naturalmente perché io così mi sono sempre sentita nella vita, questo è forse non avrei nemmeno mai desiderato scrivere se non avessi, anzi penso che tutta la mia scrittura nasca proprio da questo sentimento e da questa sensazione e da questo punto di vista, perché poi appunto sentirti diverso ti regala a tua volta un punto di vista. Maybe that's the way she has always felt, and feeling, perceiving yourself as different is also what gives you a point of view, and in the case of Chiara, also the desire to write. E anche perché la voce di Mandorla, io sono molto interessata, ero molto interessata in questo libro, infatti ringrazio molto per le parole che sono state dette, perché c'è una... mi interessava molto che questo libro avesse una voce particolare, data dalla particolarità poi della persona, e anche perché quando lei entra in contatto con i condomini, che sono anche loro un po' diversi, no, ovviamente hanno un passato più canonico, sono più fortunati o più sfortunati, chi lo sa, perché alla fine la domanda che si fanno, che ci facciamo forse un po' tutti, è la stessa, cioè chi sono i nostri genitori, da dove veniamo. Mandorla ha la sfortuna ma nello stesso tempo la fortuna di farsela in una maniera eclatante, che quindi le regala senza dubbio appunto un
un'infanzia, un'adolescenza molto diverse, ma chissà che non la facciano arrivare prima ad affrancarsi, a liberarsi, non tanto a darsi delle risposte, ma a liberarsi dal peso di quelle domande che forse appunto non possono che essere risolte nell'accettare un mistero, proprio quello dell'esistenza. Mandola is trying to answer a question that maybe all of us ask ourselves, even if we know who our parents anagraphically are. Who are they? Where are we from? And of course, the circumstances of her story that are more dramatic and more evident, apparent, lead her to come up with more interesting answers, but to these questions that we all ask ourselves. Sì, 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 no, certo, va bene. Grazie, grazie. Benissimo. Devo fare un altro, no? Magari passiamo all'altro autore e poi ci sarà tempo per fare un giro poi tutti insieme. Sì, il nostro prossimo. No, prendi il microfono, quello senza filo, Maria, per favore. Sì. Cominciamo con Vittorio o con The Winner? No, cominciamo, andiamo in ordine alfabetico per autore, abbiamo detto. Our second finalist was also The Winner, Nicola Gardini. And Nicola is presented by Michael Moore, who has a PhD in Italian literature from New York University with a thesis on Petrarch. And he's a renowned translator who has worked on the translation of many Italian authors. He's currently working on the complete works of Primo Levi and on The Betrothed by Alessandro Manzoni. And tonight, Michael is here to talk about Nicola Gardini's new book, Le parole perdute del Medioevo. Yeah, I'm going to... Can you hear me? Turn it on. No. I'm going to speak from the podium so that I have the proper critical distance. I actually mistook the... I mistook the invitation tonight for a roast, so I'm going to have to improvise my remarks. Nicola begged me not to talk about events from 25 years ago, and it's fairly difficult because I sort of wanted to begin with a statement of full disclosure. Our paths briefly intersected at graduate school here at NYU. We audited one class for exactly 1 week, and we both left it. We hung out, we went to the opera, we partied. And in this very room, we shared the unfortunate experience of trying to do a simultaneous translation for Marjorie Perloff into Italian, who was using pop cultural references like The Carol Burnett Show, Brillo Pads, and Let's Make a Deal, whose equivalences we had to find in Italian on the spot. I think that the only honest way to really convey this relationship, or to criticize his work and to be honest to this relationship, is in the epistolary form. Hence, I'm doing my critique in the form of a letter. Caro Nicola, notice I use caro, not carissimo, which I consider the most lethal word in the Italian language. Our worst critics are generally members of our own family, and to a lesser but no less dangerous extent, our fellow graduate students, locked in a braccio di ferro for a few kind words from our professors, the single copies of a required text in the library, and, if we make it that far, the one job in Italian that might appear on the MLA job listing in a given year. So let me immediately allay any possible tensions by saying how much I loved Le parole perdute di Amelia Lind. Words we were never allowed to use in graduate school, although you and I often broke the rules, we weren't supposed to love or hate a text, we were simply supposed to analyze or deconstruct it. But I cannot respond except emotionally to such a wonderful accomplishment by a friend and to a work whose every page is bursting with personality and passion. A work in which I see many of my own sentiments reflected, having lived in Milano during the period in which Amelia Lind takes place, and having felt the same revulsion for the attitudes that drive the novel to its denouement. But the first challenge is to describe it.
an endeavor whose difficulty is already hinted at in the title, Le parole perdute. For, remarkably, in an Italian novel, Amelia Lind is very short on adjectives and very short on descriptions. In a style sort of stereotypically considered more typical of the English novel, in fact, you rely almost entirely on dialogue, situation, and action to create a tangible image and an emotional response in the reader. But the words that rush to my head, not to my head, but to my throat, to my mouth, are adjectives, and adjectives that I find difficult to translate into English. The adjective meschino, to describe the tenants, which is sometimes translated as petty, but the word petty doesn't capture the viciousness of the word meschino. Bigotta, again, the tenants, which is sometimes translated as hypocritical, but hypocritical doesn't capture the religious dimension of the word. Disincantato, the adjective that I think describes the pose, the attitude of the young narrator as the wool is sort of pulled away from his eyes again and again. Invertito, that very bizarre Italian adjective used to describe gay men, as if their electrical coordinates were somehow screwed up. And finally, Baruscia. That's Milanese. Not even Italian, but an adjective to describe sort of the typical Milanese cockiness. But the adjectives I would use to describe Nicola are all English. Fearless, driven, talented, and fierce. Perhaps adjectives are indeed le parole per se, not to be coy, because at the same time as the novel weaves a dense web of literary allusions, and in this fact almost a mosaic of literary allusions, I would say. Most prominently, to my mind, with its allusions to Tennessee Williams and to Camus, and a myriad of Bildungsroman, Stendhal, of course, and Nicola's beloved Silvio Pellico, it also pays homage to an inarticulate character who only discovers her eloquence and loses her fears in the book's final pages. Rare for a novel of social criticism into which Amelia Lind squarely fits, the working class characters are neither romanticized nor pilloried. Perhaps I only say this because I share so intimately Nicola's revulsion at the everyday violence of the egregio against the exceptional. A rare for an Italian novel about the 1970s, Amelia Lind does not engage in false nostalgia for the pre-Berlusconi years, regardless of what the Italian press today might be saying about it. I remember in one of the earlier editions of the Premio, where you had almost too many books to read, that I decided rather arbitrarily to discard any book that had the word polvere on the first page, of which there were unfortunately many in the heydays of Adelphi, and blessedly there is no polvere in Nicola's pages. But in emphasizing the qualities of the novel that I have the audacity to call English, I am of course ignoring how very Italian it is in its impeccably pure style, but especially in the questions it seeks to answer about the contents of the Italian character and about the literary culture that seeks to elevate that character. Le parole perdute di Amelia Lind is a deeply ethical work, as only a satirist can be ethical. By a writer whose own coming of age was forged by the great writers, the great authors that he mentions explicitly, Pascoli, Gadda, Landolfi, at the heart of the book in this extraordinary disquisition on scrittore di significati versus scrittore di parola, whose reflection Nicola struggles to find in today's literary. In the middle of the book, the love story, I should say, at the heart of the book, of this older woman for the younger narrator, reminds me, however, not so much of any literary reference, but of a film, a kind of a camp classic, Tea and Sympathy, where the character played by Deborah Kerr helps to
rescue the young, sort of what used to be called confused adolescent from the dangers of being invertido by seducing him into the mysteries of sex. Nicola does nothing so vulgar. His character, the young boy who is Kino, who becomes Luca, is seduced instead by the power of words, as indeed I myself was in reading your remarkable novel. Now, having said more nice things about you than it is humanly decent for me to say, I salute you. Yes. Yes. First you read, and then first I read. Okay. Yes. Let me give a bit of context. Okay. I'm very grateful to Michael Moore for not only speaking well about me, but for writing such a lovely piece of criticism, which is really beautiful and inspiring and full of humor. I speak in English because I grew up in this city doing my PhD, and this is where I learned my English. This is in this very casa. Actually, I would come in the early 90s, although I was a student of Complet on University Place. My supervisor is present, actually my advisor, supervisor is the English equivalent of advisor. So I'm very great. Some friends from that old past are present. I am extremely grateful for this occasion. I did see the casa being founded and being opened. It's as if things were coming full circle tonight, and so I'm very, very happy. I will read now a passage which is not from the very center of the book, but quite close to the center. It's a monologue of Amelia Linde, this strange woman whom Michael described so eloquently. This passage may give you a wrong idea of the novel. The novel is quite quick, and actually there are quite a few things that happen. But she is almost immobile. She's very steady. She's a speaker more than an actress in the book, and I'm very fond of this character. So that's why I chose to read this passage, although it may not give you, say, a faithful idea of how the novel actually reads in its entirety. So this is her speaking. Il giornalismo è la rovina del pensiero e delle lingue. Luca. Che cosa fanno i giornalisti? Creano opinioni. Doxa, come dicevano i greci. Dunque, non vanno ascoltati. Noi non abbiamo bisogno di opinioni. We need ideals. Ci servono paradossi, il contrario delle opinioni, capisci? Qui si fermò per un istante, poi, sorridente, riprese con l'aria di affrontare una rivelazione. Ho smesso presto di leggere i giornali e, seguendo le orme del mio amico Erodoto, sono andata a vedere come girava il mondo e quali ideali lo muovevano. E ho visto quello che nessuna cronaca sarebbe mai stata capace di riportare. Dizionari ci vogliono, non giornali. Rimase sovrappensiero. Sul suo viso si posò un'ombra. I dizionari sono tutto, Luca, riprese con solennità. Tutto. I'm not exaggerating. Che altro è la storia se non un insieme di parole? Le parole che ripetiamo da secoli o magari anche solo da qualche anno. L'importante è sapere che le parole non sono di una persona in particolare, ma appartengono a tutti. Solo i poeti, i grandi scrittori, hanno il potere di ridare alle singole parole le caratteristiche di qualcosa di esclusivo, di un bene personale. Sempre caro mi fu quest'ermo colle. Tutti sanno l'infinito a memoria, o dovrebbero. Bene, ermo, quale parola potrebbe essere più leopardiana?
Però lo stesso Leopardi sapeva che le parole non sono proprietà privata. Tutti le prendiamo in prestito. Anche Leopardi, anche Shakespeare, che pure ne inventava molte, moltissime. Nonetheless, le prendeva dalla lingua del popolo e non perché figurano per la prima volta nella sua opera, sono completamente sue. Per esempio, la parola accommodation compare per la prima volta nell'Otello, ma di certo già circolava. E fatta una pausa durante la quale gli occhi le si inumidirono, aggiunse: Dictionaries teach us democracy. Ti hanno insegnato a scuola che cos'è la democrazia? Vero? Sì, risposi. E che cosa ti hanno insegnato? Nessuno può capire fino in fondo il significato di quella parola se non ama la propria lingua. Dall'amore della lingua che parliamo, poi di quelle che apprendiamo, nasce e cresce in noi il senso della democrazia. Essere uno dei tanti, io non saprei definirla altrimenti. Ed essere tanti in uno, questa è la democrazia. Capisci? Sì. E dunque essere anche uno degli altri, essere un altro, è difficile, ma è possibile. Io ho passato tutta la vita a cercare di pensarmi diversa da quella che sono, a cercare di diventarlo. Capisci? Sì. Continuavo a rispondere di sì, anche se capivo sempre meno, ma mi piaceva la passione con cui lei pronunciava i suoi discorsi. A quella passione la mia bocca rispondeva. Hang on, non vorrei che mi fraintendessi, la democrazia è quella condizione che ci permette di essere noi stessi, di vivere bene, cioè senza danno per gli altri, tutti gli istinti che sono in noi. Gli uomini sono cattivi, Luca, questo è certo, sia gloria perenne a Machiavelli che l'ha stabilito una volta per tutte, ma possono vivere in pace gli uni con gli altri, perfino passare per buoni, se trovano quella condizione speciale in cui i loro istinti si trasformano in energie positive. Flaubert ha scritto un bellissimo libro sui rischi mortali del desiderare di non essere se stessi, di uniformarsi in immagini impossibili di felicità. Si alzò per estrarre dalla libreria il volume. Madame Bovary sarebbe stata una fascista perfetta. Lei vuole essere un'altra, ma non una degli altri, vuole diventare un'altra e basta, una diversa da tutti e diversa anche da quella che potrebbe essere se seguisse la sua natura e non quella sua assurda immagine di società. Mi spiego? Dissi di sì, ancora una volta, ma ormai non mi raccapezzavo più fra tante definizioni di una sola parola, troppe e per di più contraddittorie, e poi non avevo mai letto Madame Bovary. Ti faccio un esempio. Mi venne incontro la maestra. Un giorno, quando ero ragazza, mio nonno mi portò a visitare un meraviglioso giardino in Cornwall. Trovammo un'immensa voliera di gufi, ce n'erano di varie dimensioni, di vari colori. La luce del sole li investiva, ma loro, i gufi, non davano l'impressione di soffrirne. Tenevano quei loro occhioni gialli o arancioni, spalancati con un'aria di consapevolezza enigmatica, un po' irritante. Qualcuno se ne stava appollaiato tra le frasche, nell'angolo più remoto della gabbia, e quasi non si distingueva, emblema di olimpica indifferenza o sapienza. E orrore degli orrori! Sul fondo della gabbia stavano cataste di pulcini morti, il loro cibo. I gufi però non li toccavano, neanche li guardavano, aspettavano la notte, I suppose. Solo le mosche già banchettavano, e lì, davanti a quei poveri pulcini uccisi, confusi in un macabro ammasso che cancellava l'individualità fisica di ciascuno, provai a immaginarmi la scena del massacro. I guardiani della voliera come li avranno privati della vita? Con qualche veleno? Non si distinguevano segni di sangue, nessuna violenza. I pulcini erano semplicemente esanimi, ciondolanti, deflated, centinaia, migliaia di pulcini se si contavano tutte le gabbie. Pensai, i gufi che piacere possono trarre dall'ingurgitare quelle sfatte carogne? Con la fantasia allora vidi schiere di pulcini pigolanti, soffici, innocenti, sparpagliarsi per la gabbia e correre da una parte all'altra in cerca di un introvabile riparo mentre il gufo piombava sull'uno o sull'altro. Sì, io così avrei nutrito i gufi. Così vuole la natura. Il gufo è un predatore, bisogna lasciargli vivere la sua vita.
e prima di tutto non rinchiuderlo in una gabbia. Non è giusto che ci mettiamo al suo posto e ci appropriamo delle sue funzioni. Ma l'uomo cerca con ogni mezzo, in ogni occasione, di prendere il posto dell'altro, anche del suo prossimo. Nessuno pensa più che ognuno ha la sua vita, il suo essere. A volte siamo noi stessi a rinunciare per primi e a lasciare che gli altri parlino per noi o decidano per noi. Anche gli amici. Chi sono gli amici se non vampiri? Nemici al pari dei genitori, di un marito, di un figlio? I consigli degli amici. Dalla sua gola proruppe una sghignazzata. Se penso a quel periodo della mia vita in cui me ne abbeveravo e quanto stavo male se il consiglio prendeva l'aspetto di una critica. Ma i consigli sono critiche, Luca. Tutti vogliono che tu non sia tu. Tutti ti pretendono diverso. E così cresciamo con l'idea di vivere a torto quel che viviamo. Anche il nostro corpo a un certo punto non ci va più bene. Eppure dal prossimo ci aspettiamo altri comportamenti, altri modi, altre parole. E forse è giusto, perché alla fine sappiamo, sì, per quanto vagamente e incertamente, we know so deeply well che non c'è nessuno, proprio nessuno al mondo che sia per intero chi debba essere. Una tragedia. No, mi sono persa. Volevo solo dire che siamo gufi in una voliera, Luca, macchinari della digestione. Ci hanno tolto l'istinto del nutrimento e non soltanto l'atto del cibarsi. Dopo quella visita ridussi al minimo la mia quantità di cibo giornaliero. La stessa sera saltai la cena e la mattina dopo il breakfast. Avrei cessato di mangiare del tutto se non fossi andata sicuramente incontro alla morte. Ma io volevo vivere. Life, what a wonderful world. Dunque ho preso ad assumere il minimo indispensabile per non morire. E così ho vissuto sempre, di giorno in giorno, a un passo dalla morte, vedendola sull'altra sponda, divisa da me solo da un bicchiere d'acqua. Ben magro rigagnolo, infatti, che ci metto io a rinunciare anche al poco che ingerisco? L'unico mio vanto è dire che ho vissuto non certo per virtù del pane quotidiano. Io sono un cactus, Luca, una pianta del deserto. Sai cosa c'è dentro un cactus morto? Di colpo impallidì, si rendeva conto di aver detto troppo. Aprì il volume in cui aveva tenuto le dita per tutto quel tempo, lesse in silenzio qualche riga e di bocca le uscì: ridicola sua. Do you have a question for Nicola? Sorry, it was a bit too long, but thank you for your patience. I have 1,000 questions, but I should just ask one. Only one. Only one. Not 1,000. Okay. And I mentioned in my presentation a sort of disquisition in the middle of the book where you talk about, or where Amelia talks about, scrittori di significati and scrittori di parole. Yes. The scrittori di significati are all Italian. You know, Pascoli, Gadda, Andolfi. The scrittori di parole are all foreigners. T.B. Lawrence. Virginia Woolf and Stendhal, or why this sort of divide between Italy and other literary traditions, and to which would you say your own novel belongs? Yes, Michael is making a reference to a passage which I particularly care for. It's one of the meta literary moments in the book. Where Amelia was, as you say, as you saw, very opinionated and very pedagogical, tells Luca that writers can be divided into two groups: writers of words and writers of meanings. Of course, because she's a lexicographer, she compiled a dictionary of the English language. She's half English when she was young. She's a person of meanings. That is, she attaches one specific meaning to each word independently from the context in which the word appears.
In reality, she, well, at one point, she, of course, she quit she left the dictionary behind for reasons which is very complicated now to investigate and to go into. Maybe she would have been a good novelist, but she never really became a novelist. She stuck to this idea of wanting, at all costs, to define words and attach specific meanings to each of them. And she believes that also there are writers who do this, who believe that words have got meanings. There are other writers, according to this theory that she teaches Luca, who do not really attach any pre-given, pre-formed, pre-fashioned, preconceived meaning to the signifier, to the word, but who actually construct the meaning of the individual words through the sentence, that is, through the linkage, the connection or connective rationale behind the sentence. Actually, I just discovered that modern linguistics tends to go in that direction. Yeah, that's right. But this is quite strong, actually, today, more and more. Definitely. I'm one of those. Although I do come from dictionaries, because I still use them a lot. I still translate from Latin, and I still look up my English dictionary every time I don't understand the meaning of a word. I've kind of given up definitive faith in dictionaries. I think that comes from translating, actually. You know, when you translate a lot, and I did translate a lot in my life, I still like to translate poetry. I realized that, of course, dictionaries help you only to a certain extent. The meaning of the sense of the word may be reproduced only if you translate the sentence in which the word actually appears. So you translate sentences, you do not translate individual words. Now, I believe I am one of those writers of words, that is, of sentences in the end. I was not aware, actually, that this divide was so national. In your version. In my version, yes. I was not aware that most of the... But I think it's right. I mean, it's quite right, because, you know, the Italians have always been very fond of dictionaries, lexicons, and... Etymology and so on and so forth. I think I learned a lot from the authors you mentioned, that I also mentioned, that is Stendhal. I like the flow, you know, I like the how meaning grows as the sentence proceeds. That's why, I don't know, maybe I would have been a good German. I hope I answered your question without saying exactly. And with this line that the winner of our Italian Literary Prize would have been a good German, I think we can move on to our other finalists. And we have Chiara Marchelli, who will introduce Pierpaolo Vettori. And Chiara is a senior language lecturer here in the Italian department at New York University. She's also a writer in her own right, and her new novel has just been accepted for publication, and it's forthcoming when, Chiara? End of next year. And the title is? Yes. And Chiara, il titolo sarà? You're My Sister. Very good. And so it's an English title. It's an English title. Survives. It was perceived as an English title. Thank you. And Chiara will present Pierpaolo Vettori, Le Sorelle Sofici. Grazie, Chiara. Vuoi podio o parli da lì? No, parlo. Okay. It is a great pleasure to introduce Pierpaolo to you and his book, which is Le Sorelle Sofici. Le Sorelle Sofici is a very interesting and different book. We're talking about naive and different tonight. And I think it really pertains to all of these books, also because all of the protagonists of these stories are young people. And the protagonist of this one is Veronica, who's a young girl, she's a teenager, she has a sister, or she says she has a sister whose name is Cecilia. And one of the most peculiar traits of this book is its visionary and imaginative language.
The background of the story is a series of facts that took place between March and September 1993, which is when the investigations of Tangentopoli took place in Italy. Many of you remember that and know that. And the family of these two girls, the Famiglia Soffici, is a very wealthy family. They produce a quite famous brand of jam, and that's how they built their financial empire. That's threatened at this time by these investigations, and the whole family runs the risk of bankruptcy. When the father, Ernesto, dies, the aunt, the stepmother of the two girls, calls up on a cousin whose name is Anton, who comes from Hungary, to help them save from the threat of bankruptcy. This, which I'm saying, is not told in a normal way. The filter of the telling is Veronica's point of view, whose mission and whose aim is to, first of all, protect her sister from evil and from anything bad that could happen to her. The only thing is that Cecilia seems to be acknowledged and perceived and recognized only by her and by Uncle Vittorio, who was who's their uncle and who was institutionalized years ago when he decided to flee the family and go work in a circus. And recognized also by their nanny, whom they call Grandma, who at a certain point dies. But she doesn't really die, because the way Veronica talks and communicates to her shows us that she falls from the ceiling at a certain point. And Veronica tries to put her down, whereas she says that she needs to go back to the other world, but she will overlook and she will take care of them. So the whole way the story is told is a little bit like I am saying it, I am telling it. There are many elements, many visionary aspects to this story, and I will keep it short because I want Pierpaolo to explain how and why he chose this form, which is not immediate. I was saying before to him that it wasn't immediate for me to appreciate the story, but then you get so involved in the story and in the destiny of these two girls that you cannot literally leave the book until you reach the end, which is a kind of sad end, because somebody will need to be sacrificed in order to save this family. Pierpaolo is going to read an excerpt of the book, but I decided to try a little translation myself of a very small and brief excerpt, which is the first page of the book. This is narrated in the form of a diary that Veronica is going to give to address to Dr. Polidori, who was Lord Byron's personal doctor, who was also a writer, and who killed himself. He poisoned himself because he couldn't settle money question, a money matter. And this is how the book starts. Dear Dr. Polidori, of all the authors in my Uncle Vittorio's library at Villa Soffici, it seems to me like you're the only one whom I couldn't trust with this manuscript. It is a report written in the form of a diary regarding the mysterious event that have distressed my family between spring and summer of this year, events that have brought to my sister Cecilia's death. I tried to confide my secrets to the dear Emily Bronte as well as to Miss Radcliffe, but despite their goodwill, they weren't able to help me. You, dear Dr. Polidori, besides being a writer, are also Lord Byron's personal doctor. Therefore, you must be acquainted with the oddities of the human nature. I know that you graduated with a thesis on somnambulism. I believe that you are the most suitable person to help me disentangle the web of facts and understand what really happened to my sister. They say I am sick, but I don't know what to believe. I don't trust people around me. Their hands are too well groomed, and they never look me in the eye. Grazie Chiara, grazie a tutti voi.
E come diceva Chiara, è il diario di Veronica Soffici e lei pensa, le dicono che è malata, però lei vede la realtà in un modo un po' strano. E in questo brano lei incontra questo strano cugino Anton, così vediamo come lei vede il mondo, insomma. Mercoledì 24 marzo 1993. La notte scorsa la mamma ci ha chiamate e ci ha fatto scendere in salotto. Aveva un'aria triste e severa. Assieme a lei c'era un ratto, alto quasi 2 metri. Questo è Anton, ha detto la mamma. È un lontano cugino, viene dall'Ungheria come me. Gli voglio molto bene e desidero che venga rispettata. Cecilia e io lo abbiamo guardato con attenzione. Il ratto enorme ci ha salutato, muovendo la testa di lato con un piccolo scatto. La mamma è arrivata con la teiera, ho dovuto prendere una sedia per mia sorella vicino al pianoforte. Anton stava seduto a fatica. La sua grossa mole gli impediva di appoggiare i gomiti sul tavolo e la sua lunga coda grigia vibrava di piacere quando la mamma ha iniziato a servire il tè. Ci ha riempito le tazze e ne ha versato un po' sulla tovaglia. Il liquido si è allargato, giallastro e vischioso come sangue vecchio. Nostro cugino dormirà con noi? Ho chiesto con ansia. A me e Cecilia non piace che la gente entri nella nostra stanza. No, Veronica, mi ha risposto la mamma. Avrà una sua stanza nella quale sarà vietato entrare. Manderò tuo padre al piano di sopra. Cecilia ha cercato il mio sguardo, ma io ho fatto finta di niente. Con le sue mani bianche affusolate, la mamma ha cominciato a servire i pasticcini ad Anton, reggendoli sulla punta di una minuscola forchetta. Ernesto è molto malato, adesso mi occuperò io di lui, ci ha detto Anton senza guardarci in faccia, ma continuando a sorridere alla mamma. Dobbiamo cominciare ad abituarci al peggio. Io e Cecilia siamo rimaste immobili. Le ho preso la mano sotto il tavolo ed era fredda come quella di una morta. Papà, potrebbe non farcela, ha insistito la mamma tormentando una collanina di perle azzurre. Noi siamo state zitte. Lei ci guardava con i suoi occhi belli e tristi. Mia sorella ha allungato una mano e ha preso un dolcetto. La bocca di Olga si è increspata in una smorfia e poi lei ha alzato gli occhi al cielo e si è rivolta a me. Dimmi almeno che ti dispiace. No, ho risposto cercando una voce priva di emozione. Non vogliamo mostrarci deboli di fronte alla mamma, non ci fidiamo di lei. Il viso le si è riempito di lacrime grosse come mirtilli. Ho cercato di essere una buona educatrice, ma non ci sono riuscita, ha detto asciugandosi gli occhi lucidi con un tovagliolo bianco. Anton ha allungato una mano verso di lei come per chiuderle le labbra. Non potevi, Olga, la situazione è, come dire, è colpa del padre, ha concluso la mamma come se vomitasse una mela. Tutti prendono della sua famiglia, la maledetta famiglia, i Soffici. Io e Cecilia ci siamo guardate. Non assomigliamo a nessuno, non abbiamo bisogno degli altri. Anton ha sgranocchiato i pasticcini, lanciandoci degli sguardi cattivi con i suoi occhietti rossi. I Soffici, ha scandito come se pronunciasse una bestemmia. Poi dalla pelliccia grigia è stato un piccolo libro, lo ha appoggiato sulle ginocchia e ha cominciato a sussurrare qualcosa di incomprensibile. Forse un prete. La mamma gli è andata vicino e gli ha accarezzato la testa. Ho chiesto il permesso di tornare in camera e ce l'hanno concesso. Abbiamo dato un bacio sulla guancia al nostro nuovo cugino e siamo andate via. Speriamo che Anton muoia. È malvagio, ha un odore cattivo. Più tardi abbiamo acceso la televisione e abbiamo sentito le urla di papà che veniva trasferito di sopra. Ci dispiace per lui, ma non possiamo aiutarlo. Abbiamo guardato un programma comico. You, as I anticipated before when we were talking, is very simple and direct, is how would you come up with a story like that and build, construct it the way you do? Quando ho cominciato a scrivere questa storia era ancora più visionaria di come avete sentito in questa lettera. È stato poi appunto un problema di bilanciamento, cercare di far sì che il lettore potesse, siccome è un diario, appunto, che noi sentiamo solo la voce di questa protagonista, di questa ragazzina, riuscisse a capire cosa succedeva poi nella realtà, filtrando attraverso le sue parole, cercando di far capire. E quindi, da un lato, appunto, ci sono, è strutturato in forma di diario, delle date, è ancorato alla realtà, diciamo. Dall'altro però è un po' selvaggio e continua un po' a esserlo. Oltretutto, Veronica Soffici
essendo malata comunque, ha sempre vissuto nella biblioteca di famiglia, e questa biblioteca, che è la biblioteca dello zio Vittorio, come diceva prima Chiara, conteneva solamente libri di letteratura gotica o fantastica, per cui lei è talmente imbevuta di questo genere di letteratura che filtra tutte le cose che capitano attorno a lei con degli occhiali particolari che trasformano tutto in una sorta di film gotico che dà il tono al romanzo. E questo è un po'. The question regarding the peculiar language of the protagonist of the film and where it comes from, and she probably is explaining that of course it comes from her, that is a young girl, also from her age, and from the fact that she's definitely a sick girl, and also by the fact that she grew up in these very peculiar library that only contains Gothic novels. So basically her language is a reflection of the language contained in these Gothic novels, creating the effect that we are inside a Gothic film. Abbiamo ancora un minutino per una domanda? Qualcuno dei nostri presenti o uno degli scrittori? Vai. Io anche. Prego. Well, you are a blacksmith. Ok, è un fabbro questo signore, and it may sound stupid what I'm about to say, but being a writer and an instructor, it's much more banal to be like me, like somebody who writes and teaches how to write and teaches how to speak in Italian. But you're a blacksmith, and I was wondering how the two things go together and what came first. Probably writing came first, but how do you manage, or did being a blacksmith come first and then you thought of writing afterwards? I mean, I think that the association is quite peculiar. Le due cose si mescolano molto male, nel senso che è molto difficile fare entrambe le cose. No, come al solito poi sembra strano, ma è la cosa più naturale del mondo. Io ho sempre amato scrivere, ho sempre scritto, ho avuto qualche problema, come Veronica Soffici nella mia vita, e per un certo periodo non ero in grado di fare quello per cui avevo studiato. Mio padre è un fabbro e per un certo periodo appunto mi ha detto: guarda, visto che non ce la fai in questo particolare periodo della tua vita, aiutami, lavoriamo assieme. Io ho cominciato e sono 15 anni che lo faccio, è semplicemente il mio lavoro. È più strano pensarlo che poi che viverlo, sai. There are not two easy dimensions to mix together, but it just happened that way. And Paolo's father is a blacksmith, and about 15 years ago he decided to undertake his father's job, and he manages to have both. But there is somewhere in the classics, I'm looking at Gardini as a classicist, the metaphor of the writer as a blacksmith, right? Well, there's a great... Il miglior fabbro, of course. Il miglior fabbro. Yeah, no, the two things are not so inimical. Yeah, the shield of Achilles. Now you're working on a shield of Achilles. Lo scudo di Achille, la metafora della scrittura. Marida, a te l'ultima domanda prima che procediamo alla premiazione. Ma io velocemente volevo chiedere a tutti e tre, avete tutti e tre scelto dei protagonisti adolescenti, preadolescenti, il più piccolo è il tuo, Nicola, 13 anni, Luca, però Cecilia Soffici ne ha 17, Mandorla... La seguiamo fino ai suoi 18 anni, 3-6-18 anni, e tutti e tre avete ambientato, quindi la voce che avete scelto è quella, avete ambientato le vostre storie nell'Italia degli anni 70, perché c'è l'Italia di Tangentopoli che inizia in quegli anni lì, nel romanzo di Pierpaolo, c'è anche nel tuo Italia degli anni 70, e tu ambienti la storia delle le luci nelle casse degli altri in quei palazzoni della periferia romana costruiti intorno agli anni 70, all'inizio degli anni 70, dove la povera gente che pensa di comprare degli appartamenti nuovi li si scredora in mano dopo qualche mese che ci vive dentro, in qualche modo, no? C'è una metafora così. The reason why, if there is a common thread in these three books, is that they all have pre-adolescent protagonists of various ages, and the other aspect is that more or less they all take place during the 70s, early 80s. So
it's interesting that our three finalists have these two rather important things in common, in the choice of the protagonist and narrating voice, and in the choice of the historical moment in which they take place. Probabilmente è un caso, però gli anni 70 che sono per voi? Ecco, questo. So what do the 70s di qualcosa mean to you? And cominciamo con Chiara. Io ci sono nata, quindi cioè perfetto. All'inizio dal 77. Però sì, io di solito io mi occupo di alchimie umane, quindi i miei romanzi di solito tento di eliminare quasi del tutto i riferimenti. Tant'è che il luogo è in effetti una periferia romana, a parte che anche quella è il posto dove sono nata, ma è una periferia romana, mi serviva una Roma poco caratterizzata, cioè, o quantomeno poco caratterizzata così facilmente. Infatti quella è una Roma caratterizzabile per chi conosce bene Roma. Sì. Però non a caso il quartiere si chiama Poggio Ameno, che è un quartiere veramente che esiste, la via Grotta Perfetta, che è poi dove sono nata io, e la domanda che più spesso mi fanno all'estero è: ma sei stata geniale a inventare questo quartiere? Invece sì, sono un piccolo quartiere di periferia di Roma, esiste il nome di via Grotta Perfetta, mi sembrava perfetto per una storia che, no, di a meno a poco e di perfetto ancora di meno. Ecco. And Carrie is saying her main connection with the 70s is that she was born in the 70s and with the specific environment of these outskirts of Rome, that's where she was born, and the neighborhood is called Poggio Ameno. That be Poggio Ameno, come si dice, Michael? Ameno. Sunny Hill, Pleasant Hill, and the and the street is Grotta Perfetta, perfect water, and people wonder how she came up with these perfect names for these places, because the place is not really ameno, it's not that sunny, and the story is far less for perfect, and she didn't have to come up with them because these are the real names of these places. Sì, quindi questo per quanto riguarda il dove e il quando. E invece l'adolescenza, questo è un romanzo sull'infanzia degli adulti, sul nostro appunto, sull'infanzia di chi non riesce a liberarsi, dice il mio scrittore italiano preferito Michele Mani, è successo tutto laggiù. In effetti sì, anche io ne sono convinto. Sì, è l'ultima frase. E Mandorla la mette in scena, è la voce di chi può farcela, perché mentre si ricorre al corsivo, perché loro sono degli adulti, quindi si giustificano i loro comportamenti più feroci, no, nemmeno più sbagliati. Ogni volta che un adulto in questo libro si comporta in una maniera non corretta, incoerente, lo vediamo da piccolo, lo ascoltiamo la sua voce da piccolo. Invece la voce quindi che racconta di tutti questi adulti sbagliati non poteva che essere quella di una bambina. The narrating voice that is telling all these stories about these wrong adults cannot but be the voice of a girl, of a young girl. And it, of course, is a coming of age story in which we see her grow up given these circumstances. Nicola Gardini? Sì, anni 70 sì. The 70s mark a very dramatic shift in the history of post-war Italy, and so it's a very good beginning to deal with when you need to narrate a story that you want to be of some importance. If you think that a novel has got to establish some independent reality which shouldn't need too much outside of it. And because the 70s are to me a very, as I said, dramatic departure from the well-being, the enthusiasm, the optimism of the previous decade, I thought that was quite a good starting point for my story. Why a young boy? Well, you know, I'm very interested in youth, and most of my all of my narrative works deal with youth,
But I don't think I'm that much interested in youth as, you know, as a time of innocence or anything of that sort. I'm very interested, I mean, I'm more interested in the theme of education, of self-education, of growing and learning. And I think, of course, that youth provides a very good metaphor for that. So I'm not so much interested in children or in young people as much as I'm interested in what happens in children's lives, that is, the need to educate oneself and to grow and to become aware, to how to develop a sense of the world, which is something that, of course, regards adults too. But to be sure, yes, also adults are would be a good protagonist for this theme. And I think that Parole Perdute is very much about that, about learning how to speak and how to attach meaning to what you say. Paolo. Io invece scelgo, in questo libro ho scelto una protagonista adolescente, perché io penso che ci siano noi siamo abituati ad avere del tempo di fronte a noi, come adulti noi viviamo pensiamo di avere del tempo di fronte a noi, invece un adolescente, così come anche una persona che arriva nell'ultimo periodo della propria vita, per un adolescente il tempo non c'è, perché quando si innamora di una ragazzina, se questa ragazzina dice di no, è un no per sempre, sembra che non ci sia un domani, sembra che quell'amore sia l'unico amore possibile. Ma io sto ancora così. l'idea che è e quindi è un'età paradossalmente feroce, anche disperata, ma non... Ogni cosa che capita nell'adolescenza capita per l'unica volta, sembra che non si riesce a vedere un futuro che non vada al di là di 2 settimane, in un certo senso. Adolescence, contrary to one might think, is a very dramatic moment in which you don't see a future. If a girl says no to you, it's enough forever, it changes your life, there is no second chance, the world is over. Pippo was particularly interested in this hyper-dramatic dimension of adolescence. Sì, e anche nell'ultima parte della vita, proprio perché ci si accorge, si sa quanto vale il tempo, si sa che non ce ne sarà tantissimo, la vita sembra scorrere ancora più, come dire, in maniera più intensa, no? Perché si sa che le cose, se non si fanno adesso, non si sa se si potranno rifare eventualmente. And it's strangely the same attitude that you have in your old age, when you think that you're coming somehow to an end, and you really are not going to have any more chances. So it's a sort of going back to adolescence from this point of view. E quindi mettere un adolescente in una storia come questa generalmente fa esplodere la storia, perché non un adolescente non riflette, non macera le cose, ma reagisce quasi distinto. E quindi invece per quanto riguarda la scelta del tempo in cui è ambientato il romanzo, ai 70. Un pochino più tardi, in effetti, però non è molto importante, è stata una scelta, mi serviva un periodo in cui immediatamente un lettore potesse riconoscere un periodo di decadenza, di corruzione, per far esaltare ancora di più la purezza della protagonista. Poteva essere ambientata appunto, non so, nel tardo impero romano, durante le invasioni barbariche, o appunto anche nell'Italia di qualche tempo fa, insomma. But in the choice of the time period, that is not actually the 70s, but more towards the 80s, I was looking for a period of decadence in which the innocence of the protagonist would come out even better, and it could have taken place during the end of the Roman Empire, during the barbaric invasions, even in Italy of not a long time ago, but I decided to go for this. And I think our authors deserve a big round of applause. And you stay where you are, but I would like to invite Baroness De Rilli and Marita Gaeta to the podium. Città di Roma, De Rilli. Ah, devo venire. Città di Roma, va bene. E anche I would like to also ask the Consul General of Italy, Professor Viale, to come. The Italian Institute has always been with us in this adventure. Grazie.
proclamation. On behalf of New York University, the City of Rome, the Italian Cultural Institute in New York, and the Executive Committee of the Zerlini Marimon City of Rome Prize for Italian Fiction, and given the results of the votes cast on November 7th, 2012, it is our pleasure to proclaim Nicola Gardini's book, Le parole perdute di Amelia Lind, the winner of the 10th edition of the Zerlini Marimon City of Rome Prize for Italian Fiction. Nicola, se vuoi dire due parole. Ecco, sì, adesso Luisa ci deve dire qualcosa. Sì, beh, ringrazio con tutto il cuore la baronessa Mariuccia Zerlini Marimon per così per aver reso possibile questo premio e quindi avermi fatto entrare in questa grande bella avventura in America, perché è molto importante per uno scrittore italiano avere più ascolto possibile anche oltreoceano. Le cose non sono facilissime per chi scrive, non c'è forse neanche grandissima differenza tra essere pubblicato da editori piccoli, non grandi, ormai quelle cose forse non esistono neanche più. Esiste invece il bisogno di avere ascolto tra i lettori, e questo premio credo che mi aiuterà ad avere anche nuovi lettori. Ringrazio Marida Gaeta per anche lei per aver reso tutto questo possibile. Come già dicevo prima in inglese, per me è una grande soddisfazione, una grande gioia, perché New York è la mia casa anche, ci ho vissuto tanti anni, ci torno spesso e quindi per me finisce per diventare, insomma, questo premio una parte così di una vita già abbastanza contenta, adesso invece ancora di più.